tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video bello succulento perché sto preparando il decluttering. Allora, non so, perché ancora devo girare il video, non so se toglierò qualche cosa, ma devo fare un decluttering perché ho un bel po' di blush, ho anche i blush che ho trovato nei calendari dell'avvento di altre marche e alcune cose trovate nelle box di Pink Panda. Quindi automaticamente mi serve fare un decluttering perché ci sono troppi prodotti e io sono una sola, quindi non so come dividere queste cose. Quindi devo fare una sistemazione più un decluttering. Iniziamo. Io direi di iniziare proprio direttamente con i blush perché è la cosa che colleziono di più in assoluto. Quindi godiamoci il video e noi ci vediamo alla fine. Ciao. Allora, adesso iniziamo, quindi, oh mio Dio, devo farlo per forza. Quindi, metterò qui le cose da cestinare, quindi da buttare, e qui metterò le cose che regalerò. È difficile, ve lo dico che è difficile. Pulisco le mani perché, visto che devo fare alcuni swatch, quindi pulisco le mani con la salviettina ovviamente e iniziamo. Allora, vi ripeto, per me è molto difficile, sono molto appassionata per quanto riguarda i blush, però iniziamo. Allora, qui ho quello di Fenty Beauty che è il cream, questo è la colorazione 09 Cool Berry. A me piace tantissimo e questo berry che è sul viso è molto bello, specialmente sul mio sono di parte, ma mi piace tantissimo, quindi questo lo tengo. Poi Kiko, questa è un'edizione limitata della Sun Bronzing Blush. Questa è un'edizione limitata, ma a me piace tantissimo e lo uso tuttora, miscelato tutte e tre. Non c'è bisogno che metto la terra con questo blush perché mi piace l'effetto che fa sul mio viso e mi scolpisce pure, cioè provatelo. Ormai non c'è più, però con questo mi trovo benissimo. Io con i blush di Kiko mi trovo veramente molto bello. Un altro blush di Kiko è questo della Magic Holiday. Ed è questo marroncino che metterò da parte. Vedrò se ce n'è qualcuno proprio di simile. Vedete? Cioè il colore è bellissimo. Molto bello, però vediamo cosa c'è, lo metto da questo lato e vedo se c'è qualcosa di simile. Blush di Astra, il mio preferito, la colorazione numero 4, questo è un color malva, per quanto mi riguarda adoro, quindi lo tengo. Blush di MAC, questo è Heroin, uguale al rossetto e uguale anche all'ombretto, quindi non lo tolgo. Io adoro questo blush, quindi lo tengo assolutamente. Poi qui vedo due blush di Kiko, questi qui della Precious Rituals. A me piacciono tantissimo, io li ho presi tutte e due. Vabbè, togliamo la carta, fa niente, c'è la plastichina. Mi piacciono tutte e due, vi faccio vedere le due colorazioni, una è questa e l'altra è questa. Aspettate che tolgo questa. Questa è l'altra colorazione. A me piacciono tantissimo, come vedete quella più utilizzata è questa sul marroncino perché era quella, diciamo, che avevo acquistato per prima e poi ho acquistato questa. Mi piacciono tutte e due, li miscelo quando li utilizzo e veramente di queste non posso farne a meno. Mi piacciono troppo, veramente. Poi vabbè, questo di qua, quindi tengo, e tengo anche questa. Poi andiamo a questa. Questa è la scuola che ho fatto, Power Star, la scuola online. Sinceramente ho sbagliato io il colore non lo so cosa avevo in mente, volevo qualcosa di particolare, ma no, non riesco a utilizzarla, quindi la regalo.
Poi, sempre Kiko, edizione limitata anche questa, mi piace tantissimo perché come vedete ha il malva chiaro con un bel bordo scuro miscelato, è una cosa troppo carina, perlomeno sul mio viso. Ovviamente questi blush, questi blush o illuminanti che siano, anche se sono vecchi, su di me scrivono e fin quando non fanno puzza e non mi fanno allergia io le utilizzo perché qui ho speso soldini. Poi andiamo avanti, c'è questo di NARS che è Orgasm, essendo piccolino lo lascio perché mi potrebbe sempre servire per fare qualcosa. Poi questo di Wycon è Blush Strip, questo è il 3 in 1 e ovviamente come questo di Kiko sono dei blush, questi qua di Kiko sono dei blush fantastici e ovviamente sono tutti malva. Non so se vedete, quindi tengo anche questo. Poi andiamo con Neve Cosmetics. Questo mi piace tantissimo come colorazione. Non so se si riesce a vedere con le luci. È un malva che va sul lilla. Sarebbe tipo un malva freddo, abbastanza freddo. E questo si chiama Dizzy e lo tengo. Poi questi sono da collezione, dove sono, vabbè, ne troverete altri. Questo è il Dumb Boy di The Balm. Mi piace tantissimo e come vedete, anche se un po' vecchiotto, la scrivenza c'è, è come se c'è. Guardate. Cioè, questa è una scrivenza ottima e quindi questa la tengo pure. Un altro di Kiko, questo mi piace tantissimo perché ha questi due colori che io miscelo assieme e questa è la colorazione, vedete? È un nude, nude molto molto bello e quindi lo tengo. Si vede che ho difficoltà nei blush. Poi ho dei blush per quanto riguarda Colourpop, ve li faccio vedere, già questi li ho swatchati altre volte, credo che butterò le scatoline. Questa è nella colorazione Vogue e il colore è questo bordeaux malva molto molto bello. Tengo. Poi c'è quest'altro che si chiama, ho anche la palettina di occhi di questa. Questo si chiama Secret Crush ed è questo colore qua. Questo ha più glitter all'interno, quindi lo teniamo anche questo. Poi sempre di Colourpop, vediamo se sono tutti. Sì, sempre di Colourpop, poi vi faccio vedere quest'altro che è il Night Bloom e la colorazione è questa ed è bellissima, cioè guardate qua che colorazione stupenda sul mio viso, è la fine del mondo. Poi andiamo a quello di Clio ce n'ho uno soltanto ed è dove è scritto? Ed è Sand Rose ed è questo ed è un malva un po' biscotto, swatch, vedete? È un malva un po' biscottato, molto molto bello, su di me è fantastico. Poi un altro di Colourpop, questo in stick che ancora non l'ho utilizzato perché volevo farvi il video, mi piace tantissimo come colore ed è questo. Scusate, ed è questo qui, è quello in stick ed è molto molto lucido. Mi piace, l'avevo soltanto swatchato, ma questo lo utilizzerò, quindi lo tengo assolutamente. Poi, oddio, questo è bellissimo. Questo è quello di Kat Von D, quando era Kat Von D, cioè pack. Ci dobbiamo dire, ma dovete dire veramente qualcosa per il pack? È un pack, forse io credo che sia il più bello che posseggo per quanto riguarda il blush ed è bellissimo. E questo è il colore. Ovviamente è un malva e quindi non potevo non prenderlo, quindi rimane con me. Poi un altro di Essence, vediamo come scrivenza scrive. E qui c'è anche un illuminante, quindi vedete? Ovviamente sono fatti col dito, quindi hanno una scrivenza maggiore, però capite che sono ottimi. Poi un altro che ho preso di recente è il Glow Wish di Huda Beauty.
Per aprirli ho una difficoltà ed è questo, ovviamente lo tengo, è un malva un po' più scuro, quindi lo tengo. Poi uno di Tarte, mi piace tantissimo, questo è una specie di biscotto chiaro, quindi tengo anche questo. Se volete gli swatch di tutti i blush, ditemelo che ve li faccio e ve li faccio anche in modo proprio preciso dove vedete singolarmente lo swatch, quindi ditemelo che lo faccio. Un altro di Colourpop è quello di Mulan, bello, veramente molto molto bello, si chiama Matchmaker. E il colore è questo ed è un biscotto. Vedete? Molto molto bello. Assomiglia a quello di Kiko. Proviamo. Quello di Kiko lo metterò in questo dito, così vediamo la differenza. No, Kiko è leggermente più doratino di questo. È leggermente più dorato, quindi no. Quindi Kiko per adesso ancora lo teniamo. Poi andiamo con Ofra. A me piacciono tantissimo i blush illuminanti di Ofra, mi trovo veramente molto bene. Questo è un blush charm ed è questo, sempre una specie di marroncino, biscottino, molto molto bello, quindi lo tengo. Poi andiamo con The Balm, abbiamo Frat Boy, questo che tengo ovviamente. Poi, sempre The Balm, abbiamo questo che è Petal to Metal. Ma questo è un ombretto. Sì, scusate, è un ombretto. Mettiamolo di lato, poi lo guarderò quando si tratta degli ombretti. Poi, questo è quello di Lovely. L'ho preso su Maki Beauty ed è questo nocciola chiaro chiaro, molto carino, specialmente l'inverno. L'avevo già provato e mi piace, sapete, quel blush di tutti i giorni anche per diciamo vedo non vedo, molto molto bello. Poi abbiamo questo di NYX che è Ombre Lips ed è questo, ovviamente è un malva, che ve lo dico a fare, un malva molto luminoso ed è questo, a differenza di questo che a me piaceva tantissimo. Io quando l'ho acquistato in un sito ed era scontatissimo, quindi ho detto oh, lo prendo perché avevo comprato questo qui. Invece mi è stato venduto, per questo costava di meno perché è stato venduto in questa cialdina e sinceramente questo lo metterò nei forse perché come colorazione non mi dice tanto. Ed è questo, vedete, anche come swatch non è molto molto pigmentato. Questo lo metto qui nelle cose da dare, ma lo controllerò dopo. Lo proverò in un make-up. Se vedo che nel make-up che faccio non mi piace, lo cestino. Poi Wycon per Malva, cioè qui siamo con Malva biscottato. Io lo chiamo così, mi piace tantissimo e quindi lo tengo. Poi andiamo con Kiko, facciamo Kiko che ne vedo di più. Allora, Kiko, questo è il Shade Fusion Trio Blush ed è quelli fatti sempre a tre. Sapete che a me piacciono tantissimo e quindi lo tengo, anche se ne ho diversi. Un pelo che togliamo. Poi abbiamo questo qui di Wycon che assomiglia molto a quello di Astra. E quindi lo tengo pure, mi piace tantissimo. E questo è il Quick Blush. Poi, questo è il mio preferito, se non mi sbaglio, sì, di Kiko, sempre in edizione limitata, sempre biscottino, molto molto belli. Questi mi piacciono come blush di Kiko. Kiko fa sempre dei blush molto molto belli. Poi abbiamo questa in edizione limitata, il Patch Rose. Io non mi ricordo ora se ne ho trovato qualcuno simile a questo. Ne ho trovato qualcuno? No, questo è più rosa. No, no. Ok, quindi questo lo tengo. Poi questo della Mood Booster, lo 03 Perfect Move, ed è questo. Anche di questo non credo di averne altri. Credo di no. Non so se si vede perché con le luci molte cose non si riescono a vedere.
Comunque, il colore è questo, è un malva però con dei glitter. Poi andiamo avanti e c'è questo di natalizio, Holiday James, che è l'altra colorazione, perché avevo preso quei due ed è bellissimo anche questo. Stupendo, molto molto bello, e quindi tengo anche questo. Con i blush vado male, ma male. Questi due sono quelli di Wonder Woman. E le colorazioni sono ottime, sono queste, le ho utilizzate proprio in estate, velocissime, li metto e sfumo, sono fantastiche. E io ho preso la 01 e la 03, no, tutte e tre le ho prese infatti, e la 02. Questi li ho presi tutti e tre perché oltre che sono piccoline da utilizzare, poi essendo così cremosi, li tamponate anche con la spugnetta e il blush vi rimane lì dov'è senza essere toccato minimamente. Quindi la tolgo perché sennò attacco tutto. Poi un altro di Ofra, questo è il Chameleon. Ed è questo, è un color biscotto però più rossastro. Lo tengo. Poi mi ci vuole un altro viso per utilizzare tutti questi tutti questi blush. Questi due sono di Cosmefy, si chiama Delicious. Questo è Lilac. Questi li ho presi e l'ho già utilizzati, ovviamente belli. E questo invece è l'Olipop, lo 02. Mi piacciono tantissimo, sono dei colori molto particolari. Poi abbiamo questo di Lotti London, non è stato toccato, quindi lo regalerò o lo venderò. Quindi in caso vi metto anche il link di Vinted, perché molte cose li metterò lì per venderli. Tipo come questi che sono senza essere toccati, quindi li metterò lì. Quindi questo no, lo tolgo. Questo è quello di Essence nella edizione natalizia. Anche questo, qui vedo un luccichio, però io mi ricordo che non è stato toccato. Non lo so. Vedete? Non so se vedete questo luccichio nella stella più grande. Neanche questo l'ho toccato, quindi se non l'ho toccato entro l'anno, è giusto che lo regalo, quindi lo cestino. Poi blush di Essence, questo l'ho già utilizzato altre volte, è molto leggero come l'altro che vi ho fatto vedere, e questo lo utilizzo anche per tutti i giorni quando non voglio una cosa esagerata. Poi questo è una reliquia. Questo ha un valore. È il primo blush di Kiko che io ho acquistato e vi faccio vedere la scrivenza. Questa è una cosa esagerata. Vabbè, l'ho messa in un punto. Faccio lo swatch. Guardate, guardate. È bellissima, mi piace tantissimo e lo continuo ad utilizzare. Non mi è caduta ancora la faccia. Strano. Poi, questo di Nabla è l'ultimo arrivato, ovviamente, e lo tengo, che ve lo dico a fare. Poi c'è quello che ho messo qui già nella postazione. Ho questo che l'ho provato, mi piace tantissimo. Mi piace proprio miscelare le due cialde, ed è quella di Kiko, dell'edizione Blossom Beauty, che ovviamente tengo. Poi abbiamo due di Kiko e due di Elf. Questo è un blush di Elf ed è un blush luminoso. Quando voglio qualcosa di luminoso, ho questo e un altro. Questo ha dei glitter ed è molto carino perché questo in estate ti dà quell'effetto con l'abbronzatura che ve lo dico a fare, quindi lo tengo. Poi l'altro che vi faccio vedere è questo, che non mi ricordo che dicevano che somigliava ad Orgasm, ma non è vero assolutamente, quindi è questo. Devo vedere se assomiglia a quello di Kiko, ma credo di no. No, assolutamente, sono due tipi diversi. Questo lo tengo ancora e poi vi farò sapere. E questo, vabbè, questi adesso non ci sono più perché sono fatti in modo diverso.
abbiamo gli ultimi due di Kiko. Questo è della Lost in Amalfi ed è il Baked Blush. Ed è questo. Di questo sono sinceramente pentita perché non mi piace il colore, nel senso ho già altri e quindi credo che questo lo regalerò. E poi abbiamo questo che è quello della Charm Escape ed è questo pack bellissimo e il colore è questo e credo di averne già altri se non mi sbaglio. Se non mi sbaglio, sì. È un po' più rosato. Non lo so, devo confrontarlo, ma credo che questo lo regalerò. Per adesso lo metto di lato assieme all'altro di Kiko e in caso poi vi farò sapere. Comunque, di buttato non ho buttato niente perché non ho niente di rotto, niente di rovinato. Sinceramente va bene così. Per quanto riguarda i blush, tutto qua. Allora, mentre ci sono, vi faccio vedere le palette che posseggo per quanto riguarda i blush. Una è questa di Cosmefy ed è di DMT. Ed è questa con questi colori molto particolari, sono tre cialde di colori molto differenti. Vi faccio lo swatch delle cialde, scriventissime e sono una più bella dell'altra. L'ho già utilizzata e mi sono piaciute tantissimo e questi sono gli swatch. Quindi questa la tengo. Vabbè, questa la posso anche togliere, tanto non butto niente. Poi un'altra è questa qui di Wet n Wild, dove My Melody, la mia preferita perché fanno un profumo pazzesco. Ci sono due illuminanti e due blush. Parliamo dei blush e sono bellissimi anche questi, quindi questa la tengo pure. Di questa non tolgo proprio assolutamente niente. Poi ci sono blush per quanto riguarda MAC e questi due che sono di Inglot per quanto riguarda l'edizione limitata di J.Lo, quindi questo e questo sono per quanto riguarda J.Lo e questi tre sono di MAC. Ovviamente MAC e J.Lo non si spostano da qua, come un'altra di MAC direttamente, sono i miei preferiti questi. MAC non si sposta, non si schioda da me assolutamente. Io adoro gli ombretti, i blush di MAC. Poi ho questa qui di Nabla che quando fu uscì io l'avevo acquistata e l'avevo ricevuta rotta. Loro me l'hanno mandata intatta. Infatti, l'altra l'ho regalato a mia sorella. Questi sono dei blush illuminanti, cioè scusate, sono dei blush luminosi, sono fantastici. Io l'ho già utilizzati, mi strapiacciono tantissimo, specialmente adesso che facciamo dei look un po' più particolari e più pigmentati. Questi sono la fine del mondo, quindi ovvio, ovvio, ovvissimo che la tengo. Quindi questo è tutto per quanto riguarda le palettine viso dei blush. Bene ragazzi, allora questo è il risultato per quanto riguarda i blush. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, ditemi qual è il vostro preferito di quelli che vi ho fatto vedere io. E niente, che dirvi, ci sarà ovviamente il seguito, quindi cosa farò vedere la prossima volta? In caso scrivetemi nei commenti e farò il video proprio per quel prodotto che avete nominato. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!